cari ascoltatori di OK Italia Parliamo, il lockdown, il blocco forzato di quasi tutte le attività produttive del nostro paese, da cui stiamo per fortuna uscendo, potrebbe avere però pesanti ripercussioni sul futuro e sulla stessa sopravvivenza di quelle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto produttivo. È impensabile oggi un ritorno immediato alla vitalità economica del periodo pre-crisi, anche a causa delle norme di distanziamento sociale con cui si dovrà fare i conti. Il mercato interno, se non per i settori che non sono stati investiti dall'emergenza Covid-19, penso al settore alimentare, a quello medicale e farmaceutico, al tecnologico, alle comunicazioni, avrà dunque delle serie difficoltà alla ripresa. In questo scenario, quindi, l'internazionalizzazione può rappresentare una opportunità per la ripresa delle PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Questo vale non soltanto per le aziende che già esportano, ma forse e soprattutto anche per quelle che detengono un potenziale mai sfruttato per affacciarsi ai mercati esteri. Per essere facilitati nell'esplorare nuovi mercati internazionali ci sono le Camere di Commercio italiane all'estero, associazioni fatte da imprenditori e professionisti italiani e locali che operano appunto per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo. Oggi ospite di OK Italia Parliamone, per iniziare appunto ad affrontare le opportunità per le nostre imprese all'estero, abbiamo il presidente della Camera di Commercio, del commercio italiana in Vietnam, Michele D'Ercole. Buongiorno D'Ercole. Buongiorno Massimo. D'Ercole, qual è la situazione Covid-19 in Vietnam? Siete ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? No, qui in Vietnam la situazione è ritornata, come la chiamano loro, back to new normal, una nuova normalità. Si è tornati tutti quanti al lavoro, non vi sono più restrizioni all'interno della nazione, perché vi sono ad oggi 328 casi rilevati, su una popolazione di oltre 95 milioni di abitanti, quindi un numero molto contenuto di contagi. All'interno, quindi, da circa 2 settimane si sono aperte tutte le attività, anche se qui non vi è stato un vero e proprio lockdown. Anche durante il lockdown di fine marzo-aprile, le attività produttive di sicurezza hanno chiaramente chiuso quelli che erano i servizi non essenziali. Quindi parliamo anche di bar, ristoranti, quel lockdown un po' più duro che ha colpito questa tipologia di settori, però le aziende hanno continuato, quindi oggi quando si è riaperto da 2 settimane, già dal punto di vista industriale l'impatto è stato meno duro. Ovviamente sono ancora chiusi i confini con i paesi stranieri, non si può ancora, non vi sono voli internazionali, se non in pochissimi casi, per far ritornare i connazionali vietnamiti in Vietnam, ma ci si augura che da questo mese di giugno piano piano possano riaprire i confini almeno verso i paesi limitrofi dell'area ASEAN. Benissimo, ma mi viene da fare una domanda. Che cosa ti ha portato, D'Ercole, ad andare a vivere in Vietnam? Cioè, oltre alla Camera di Commercio italiana di questo paese, di cosa ti occupi? Anche perché hai lasciato l'Italia, hai lasciato una città molto bella e famosa ormai dovunque, che è Matera. Beh, effettivamente non avevo la più pallida idea di dover venire in Vietnam, ma un'azienda italiana circa 10 anni fa del settore della pelle mi ha chiesto di venire a gestire uno stabilimento che all'epoca stavano aprendo qui per servire il mercato asiatico, quindi dei paesi limitrofi. E quindi questa azienda mi ha chiesto, io ho accettato, anche perché ero curioso di vedere questa parte del mondo. Nei miei anni precedenti, la mia esperienza lavorativa mi hanno portato a viaggiare moltissimo, però mai in Vietnam. Quindi sono arrivato qui, ho lavorato per questa azienda per circa 7 anni e poi ho continuato come, diciamo, imprenditore di me stesso, aiutando aziende italiane a realizzare partnership con quelle che sono i partner, gli eventuali partner locali. Quindi ormai sono oltre 10 anni che sto qui e poi in successione si è creata la Camera di Commercio, io poi ne ho fatto parte e poi sono diventato presidente, quindi una ragione in più per rimanere in Vietnam. Molto bene. Vietnam, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un paese dalle grosse potenzialità, con un PIL in continuo segno positivo. Pare che anche nel periodo di emergenza forse
riuscirà ad avere comunque il segno positivo. Inoltre in Vietnam, in virtù dei suoi 13 accordi di libero scambio, il Vietnam appunto diventa un paese molto interessante per le aziende che intendano avere una presenza in Asia in modo da avere l'opportunità di incrementare le proprie vendite nell'intera regione. Non meno importante poi anche il fatto che il Vietnam è già all'interno dell'ASEAN, che con 10 paesi è un mercato di oltre 600 milioni di persone, dove già al loro interno vige l'accordo di libero scambio delle merci. In questo contesto di crescita, Michele, quali sono gli scenari di investimento che si stanno sviluppando in questo paese e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Come hai detto, anche durante quest'anno, che sarà un anno molto complicato per la maggior parte dei paesi al mondo, qui in Vietnam si prevede una crescita del PIL tra il 3 e il 5%, hanno praticamente ipotizzato due scenari, però in ogni caso sono ottimisti sul fatto che il paese possa crescere anche nel 2020, dopo essere cresciuto ormai negli ultimi 10 anni con una media che va sopra il 6%, quindi abbiamo sempre una crescita del PIL abbastanza sostenuta. Si continua a investire, il governo chiaramente spinge molto gli investimenti, ovviamente aiutati anche paesi forti come può essere il Giappone e Corea, investimenti molto forti nel settore delle infrastrutture, qui si stanno costruendo metropolitane, ferrovie, autostrade, quindi vi sono questi grandi progetti industriali e poi chiaramente ci sono investimenti sul settore manifatturiero perché il Vietnam rimane sicuramente uno dei paesi più attrattivi da questo punto di vista per il costo abbastanza competitivo della manodopera, quindi ci sono questi investimenti che riguardano il settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'elettronica, senza dimenticare che il Vietnam sta aprendo moltissimo sulla green economy e sugli investimenti praticamente nel settore delle energie pulite, come vengono chiamate, sostenibili, quindi nel solare, nell'eolico, quindi vi sono vari settori in cui vi sono opportunità. Chiaramente per quanto riguarda le aziende italiane, chiaro, sappiamo che il tessuto industriale italiano è formato per la maggior parte da piccole e medie imprese, oltre il 90%. Su questo si è molto simili al tessuto industriale vietnamita. Queste aziende ovviamente più che negli investimenti cercano partner commerciali, o per acquistare o per vendere. Oggi il Vietnam, i primi prodotti venduti italiani sono i prodotti relativi ai macchinari, che l'Italia è leader al mondo insieme alla Germania tra la produzione di macchinari in senso lato, quindi macchinari che ricoprono quelle che sono i settori del legno, settori della calzatura, del tessile, ma anche macchinari dell'elettronica, anche macchinari per il settore dell'acciaio. Quindi l'Italia da questo punto di vista ha uno skill e ha una preparazione tecnologica molto elevata. Poi chiaramente si va verso quelli che sono gli altri settori di forza, che riguarda la pelle e accessori, che riguardano i tessuti, ovviamente la catena dell'agroalimentare, anche se i numeri non sono altissimi. Teniamo presente che l'interscambio commerciale tra Italia e Vietnam si aggira sui 4-5 miliardi di euro l'anno, con una bilancia commerciale a favore del Vietnam e a sfavore dell'Italia ad oggi, perché il Vietnam esporta molto quello che riguarda l'elettronica, in quanto qui negli anni si sono creati dei hub industriali di produzione di computer e telefonia enormi. La Samsung ha aperto la fabbrica più grande al mondo di telefonia mobile qui in Vietnam, quindi automaticamente questi prodotti sono spostati dal Vietnam, ma non sono propriamente prodotti vietnamiti. È chiaro. Però, sì, prego, prego. No, quindi per quanto riguarda le PMI italiane, le grandi possibilità riguardano sicuramente quelli che sono i settori in grande crescita, perché abbiamo una popolazione di 96 milioni di abitanti con un reddito medio pro capite che inizia a crescere, quindi tutti i settori anche della cosmetica possono avere grandi opportunità. Non dimentichiamo poi ovviamente i settori classici del food and beverage e ovviamente del fashion, che restano dei punti di forza, ma senza dimenticare il biomedicale, la farmaceutica. I prodotti italiani sono molto apprezzati, qui il Made in Italy è molto apprezzato e quindi tutti quelli che sono i prodotti della catena anche dell'energia pulita, come si dice, anche l'Italia sta venendo fuori molto bene negli ultimi anni e qui vi sono grandissime opportunità di investimento su questo settore, ovviamente senza non tralasciare i macchinari, perché qui specialmente nel settore agricolo hanno bisogno tantissimo di modernizzare questa loro parte produttiva.
qui tutto quello che è il packaging, o tutte quelle che sono i macchinari relativi a ottimizzare e a migliorare la qualità produttiva del loro settore agricolo sono benvenuti. Molto bene, si diceva prima dell'interscambio commerciale, no? Nel 2019 ha raggiunto 4,5 miliardi di euro con uno sbilanciamento, diciamo, a favore delle importazioni italiane dal Vietnam che è del 3,2 miliardi di euro contro le esportazioni che appunto sono di 1,3 miliardi di euro. Ma una cosa molto importante è che nel mese di agosto di quest'anno, speriamo che non debba slittare, ma dovrebbe essere previsto proprio per i primi giorni di agosto, entrerà in vigore l'accordo di libero scambio tra Europa e Vietnam. D'Ercole, in cosa consiste questo accordo e che tipo di impatto potrà dare al rilancio dell'economia italiana e anche alla crescita di quella vietnamita? Come si diceva prima, il Vietnam dal punto di vista del siglare accordi di libero scambio è stato un paese molto dinamico, perché ne ha siglati già 13, oltre che con i partner limitrofi in Asia, dall'India alla Cina, al Giappone, la Corea, ma anche Nuova Zelanda, Australia, sino a spingersi con i paesi dell'area del Pacifico, quindi dal Canada al Messico al Cile. Quindi da questo punto di vista chiunque viene a localizzarsi qui in Vietnam per produrre poi ha grandi vantaggi nell'esportare con questi tramite accordi di libero scambio. L'Europa-Vietnam FTA ormai sono 5 anni ed siamo arrivati praticamente quasi alla conclusione, perché ora l'ultimo step finale nelle mani dell'Assemblea Nazionale Vietnamita, che proprio in questi giorni ne sta discutendo il contenuto, e quindi ci auguriamo che possa entrare in vigore durante il mese di agosto. Parliamo di un accordo di libero scambio molto ambizioso. Questo accordo di libero scambio già include oltre il 70% dei prodotti che sono all'interno dell'interscambio Europa-Vietnam. Quindi parliamo della maggioranza di questi prodotti che gradualmente riusciranno ad ottenere dazio zero. Ora dipenderà dalla tipologia di prodotto, alcuni già nel momento della firma, ma poi gradualmente a un massimo di 7-10 anni, l'ultimo è il settore dell'automotive, che qui lo ritengono molto sensibile, dove si arriverà al dazio zero. Per quanto riguarda i prodotti italiani, tenete presente che oggi sia sul prodotto dell'agroalimentare abbiamo dazi dal 20 al 30%, ma anche nel settore calzature e abbigliamento, anche qui 20-30%, ma anche sui macchinari i dazi sono molto più bassi, però ci sono 3-7%. Quindi questo vuol dire avere dazio zero, grandissime opportunità di crescita delle esportazioni italiane verso il Vietnam. È evidente che si tratta di un FTA, quindi viceversa. Poi ci sono prodotti vietnamiti che potranno entrare in Italia e in Europa anche loro con tasso zero. Però noi dobbiamo guardare quelli che sono sicuramente i vantaggi di quelle che saranno le esportazioni italiane, e già ci auguriamo, se dovesse entrare in vigore ad agosto, di poter usufruire per quello che si potrà già nella fine di questo 2020, l'ultima parte dell'anno. Quindi questo è sicuramente un accordo importante, dove vi è anche all'interno un accordo che riguarda gli investimenti, però questo accordo qui, una volta approvato, deve ritornare presso i parlamenti di tutti i paesi della Comunità Europea, quindi questo qui dovrebbe entrare in vigore. Sì, questo dovrebbe arrivare nel 2021, penso anche addirittura dopo l'estate del 2021 per gli iter ovviamente di approvazione. D'Ercole, come se non bastasse, il Vietnam si è preso anche la responsabilità di essere il rappresentante dell'area Asia-Sudafrica dell'Associazione Camere di Commercio Italiane all'Estero, un'area geografica, quindi D'Ercole, ecco, anche oltre che geografica, anche commerciale, molto ma molto estesa e con scenari commerciali sicuramente differenti. Quali paesi rientrano in questa sfera di competenza e quali sono le specificità commerciali delle varie zone? Sì, Assocamera Estero, che è l'associazione che comprende le 79 Camere di Commercio Italiane all'Estero in circa 54 paesi, divide il mondo in 7 aree. E quindi poi veniamo nominati ognuno all'interno della propria area come un rappresentante di area per coordinare nelle riunioni che facciamo al nostro interno con il nostro consiglio di amministrazione le attività dell'area. L'area della quale mi occupo io si chiama Asia-Sudafrica ed è molto vasta e comprende 14 camere di commercio, che si parte dal Sudafrica con Mozambico e Sudafrica, poi si passa a Dubai e Doha, poi abbiamo l'India, la Thailandia, Singapore, Vietnam, Hong Kong, Filippine, Corea del Sud, Cina e Giappone e Malesia.
Queste sono le camere di cui, tra virgolette, mi occupo, ovviamente il lavoro viene fatto dai miei colleghi, io mi occupo nei momenti delle riunioni che facciamo tra di noi. Come si può immaginare, queste aree hanno una diversità enorme di tipologie commerciali, anche se analizzando bene quelli che sono i prodotti esportati dall'Italia verso questi paesi, si noterà che vi è un comune denominatore, perché l'Italia sappiamo che è leader al mondo nell'export dei macchinari, quindi la maggior parte di questi 14 paesi importa macchinari dall'Italia, senza dimenticare il prodotto farmaceutico, anche la farmaceutica è abbastanza, comprende un po' tutte e 14 le camere. Il settore dell'agroalimentare, vi sono paesi più forti su questo settore, paesi più sviluppati, paesi grandi, per esempio l'India, la Cina, Singapore, Hong Kong, dove la presenza anche del settore food and beverage è forte, senza dimenticare il settore del legno arredo, dove l'Italia è fortissima, specialmente in queste nazioni che ho nominato, senza dimenticare ovviamente quelli che sono i numeri anche in Giappone, perché il Giappone ovviamente ha anche numeri importanti di export, di import-export con l'Italia. Quindi cerchiamo di avere questi denominatori comuni, poi noi tra le nostre aree ovviamente facciamo sinergie, facciamo squadra. C'è una piattaforma che è stata creata, si chiama Export Ways, Camera di Commercio all'estero dell'area Asia, che include addirittura anche la Camera di Sydney, e attraverso questa piattaforma noi indichiamo e diamo tutte le informazioni inerenti ai nostri paesi, specialmente alle PMI, perché sono loro i destinatari dei nostri messaggi, perché sappiamo bene che le grandi aziende più o meno si organizzano per andare all'estero, mentre le piccole e medie imprese hanno bisogno di un supporto per poter ovviamente iniziare a vendere, a internazionalizzare i loro prodotti. E diciamo che non hanno bisogno solo nella fase iniziale, ma hanno bisogno anche di un supporto nel primo periodo, ovviamente, di attività all'estero. Sì, è quello che facciamo noi come Camera di Commercio, li guidiamo, oltre a dargli quelle che sono le informazioni importanti e strategiche sul loro prodotto, quindi sui partner locali, dopodiché li facciamo incontrare i partner locali, li assistiamo nella chiusura del business e eventualmente anche nelle attività di follow-up, perché molte aziende non sono così ben organizzate poi per seguire il follow-up sui mercati. Siccome le camere ormai sono radicate, l'area Asia, a parte l'India, il Giappone, dove sono al limite la Cina, le camere che sono un po' più, hanno tantissima storia, e il Sudafrica, la Thailandia, molte altre camere come la nostra hanno 10 anni di vita, la stessa Corea, ci sono camere relativamente nuove, noi siamo diversi da quelle camere che sono nate nel continente latinoamericano, dove potete immaginare sono camere con 100 anni di storia, mentre qui l'Asia è relativamente più giovane come destinazione finale dei prodotti italiani. Però le camere sono molto sviluppate, questa è un'area molto dinamica e come si può vedere le aziende guardano moltissimo, le aziende italiane, a poter vendere i loro prodotti in Asia. Molto bene. In conclusione, da quello che è stato raccontato è evidente che come Camera di Commercio italiana all'estero in Vietnam non vi siete mai fermati. In che modo la Camera di Commercio appunto italiana in Vietnam ha affrontato e ha reagito a questa pandemia, ma soprattutto che cosa avete imparato da quanto è successo? Sembrerà incredibile, ma davvero si è lavorato molto di più rispetto a prima, perché chiaramente mancando quella che era la presenza fisica di quelle che sono poi i contatti, le riunioni, ogni camera, ora anche noi, ma tutte le camere in modo particolare, si sono praticamente, hanno iniziato a pensare a quello che può essere l'innovazione dei servizi. Sicuramente l'IT, la rete, internet è stata la chiave delle nostre attività. Sono iniziati subito webinar informativi, perché la cosa più importante in assoluto era informare in tempo reale le aziende di quello che stava succedendo. Questi webinar li abbiamo tenuti anche insieme alle istituzioni locali, l'ambasciata italiana di Hanoi, il consolato generale di Ho Chi Minh City e anche lì c'è, quindi il sistema Italia ha funzionato anche qui in Vietnam, facciamo queste riunioni e le continuiamo a fare. Dopodiché un'altra cosa importante, lo studio di piattaforme innovative, perché le camere vivono di B2B, in modo particolare la nostra camera italiana qui in Vietnam, dove più del 70% del nostro fatturato è l'erogazione dei servizi. Erogazione dei servizi vuol dire proprio trovare partner per i nostri clienti italiani. E abbiamo elaborato una piattaforma B2B chiamata al momento Export Lounge, mirata
da quelli che sono i servizi delle Camere di Commercio. La stiamo proprio sviluppando in queste ore, in questi giorni, e sta partendo qui proprio adesso nel mese di giugno, e ci permetterà lo stesso di poter lavorare, quindi poter erogare i nostri servizi di B2B attraverso la rete, quindi facendo ricerca di mercato. È abbastanza semplice da utilizzare, però molto completa, dove le aziende possono mostrare il loro portfolio, i loro prodotti e fare una vera e propria trattativa col partner commerciale, come stiamo noi oggi discutendo su questa piattaforma. Si potrà fare la stessa cosa attraverso questo B2B virtuale. Chiaramente quello che ci rimane moltissimo il fatto che bisogna sempre stare più uniti e cercarci di più e fare un po' più squadra, perché fino a ieri, col fatto di forza dell'idea di potersi incontrare, si rimandava sempre all'incontro, al meeting, un'eventuale riunione. Adesso invece la rete diventa oggi. Quindi la cosa importante è farlo subito, e quindi questa è la cosa, diciamo, positiva, se vogliamo chiamare qualcosa, avere qualcosa di positivo durante questa pandemia, perché questo ci permette di reagire subito. La reattività è importante. È un limite, purtroppo, che noi vediamo che molte piccole e medie imprese italiane non sono pronte a questi servizi di innovazioni virtuali. Quindi dobbiamo essere bravi noi a formarli affinché non perdano questa opportunità, perché le opportunità sono adesso. Non possiamo rinviarle a domani. Quindi noi come Camera ci stiamo mettendo tutto, dandogli quelle che sono servizi, innovazione, contenuto e informazione a queste aziende. Ma anche le aziende da parte loro devono cogliere questo momento, perché il loro momento di export è adesso. Loro hanno bisogno ora di reagire. Non sono cose che si possono rimandare nel tempo. Qui su questo noi siamo molto reattivi. È assolutamente importante la digitalizzazione delle imprese, tant'è che si va anche con molti finanziamenti in questa direzione, proprio perché si è capito che è fondamentale per poter rimanere competitivi. Io ringrazio Michele D'Ercole per questa finestra, per questo viaggio che ci ha fatto fare in Vietnam, seppur virtuale, ecco, ritorniamo su quello che dicevamo prima, però per rappresentare quelle che possono essere le opportunità per le nostre PMI per in provare ad intercettare questo nuovo possibile mercato di riferimento che potrebbe essere rappresentato proprio dal Vietnam. Grazie Michele D'Ercole, torneremo a collegarci sicuramente per sapere gli sviluppi anche degli ultimi accordi, non per ultimo quello che abbiamo citato che entrerà in vigore ad agosto, e supporteremo sempre iniziative lodevoli come quella che voi fate lì oggi in Vietnam. Grazie D'Ercole. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento.